maniera schematica cerco di proporvi un approccio che forse non va per la maggiore, anche nel mondo cattolico. Vi dico in premessa che mi sembra che sia attraversante una materia di immigrazione e accoglienza un periodo di confusione mentale, dove i messaggi si frammistano anche usando termini propri nel definire fenomeni che sono di altra natura. E soprattutto la cosa che preoccupa è che l'Italia è molto indietro nell'analisi dei fenomeni migratori. Cioè, sostanzialmente noi stiamo cercando, quando uno va in TV dice... Scusate, perché voglio che sappiate, Natale Forlani, che proviene dalla segreteria della CISL, ha fatto per 10 anni il direttore generale del Ministero del Lavoro con la delega dell'immigrazione. Quindi è la persona in Italia che più di ogni altro conosce il fenomeno. Secondo, da 1 anno e mezzo lui è nel Consiglio di Amministrazione dell'INPS, nel Collegio dei Sindaci dell'INPS, ma che è un osservatorio straordinario perché dalla professionalità e dalla competenza che ha acquisito nel Ministero, quindi riesce a incrociare tutti i dati assicurativi presso le, per cui lui, se mi consentite, è forse l'unico in Italia che sa darci i dati quantitativi dal punto di vista delle proiezioni macroeconomiche sul fenomeno dell'immigrazione in Italia. L'unico, quindi, no, l'unico che cerca di non taroccare i dati. È uno del, cioè, siamo fortunati. Un grande taroccatore dei dati è il presidente dell'IRC, che dice delle robe manco reperibili. Io sono 15 giorni che chiedo alla sua collaboratrice, dice, io sono sindaco, quindi porto tutta l'autorità di chiedere di dare dati certificati. Mi è stato dato un dato che sono andato a vedere, quello di 12 miliardi e mezzo annui di versamento di contributi. Come io vedo tutta la statistica, a me risultano 8 miliardi. Da 8 o 4 anni, e dico, ma scusa, l'ho detto per aneddoto, ma guardate, poi ha presentato un rapporto su questi dati al Ministero degli Esteri come rapporto annuale, Fondazione Moressa, presentato da Alfano, che in materia credo che sia il peggior esponente italiano, pure cattolico, che ha fatto da copertura alle porcherie più incredibili della sinistra d'Italia. Una roba irriferibile, e presentato come la verità assoluta sulla lettura in Italia. Cioè, la differenza, ve la dico perché così capite come si trattano le cose, tra gli 8 miliardi calcolati da me veri, cioè su molte salari, immigrati, versamenti, contributivi, aliquote, e i 12 dati dall'INPS, che dovevo utilizzare questi dati, sta nel fatto che usano la categoria dei nati all'estero. I nati all'estero, per 1 milione e 8 contribuenti, sono italiani. Cioè, sono persone assolutamente italiane che contribuiscono in Italia, ma non sono stranieri, sono italiani a tutti gli effetti. Invece qualcuno di voi è nato all'estero e si trova classificato in questa definizione, che ovviamente sono anche contribuenti di fascia alta, perché gli immigrati in Italia sono quasi tutti non taxaria, quindi non sono contribuenti attivi, e quelli attivi se hanno 2 figli, peraltro anche residenti all'estero, e l'Italia consente di detrarre al fisco italiano le persone in carico alla persona, ma residenti all'estero certificate dai consolati non italiani, dai loro consolati, che lei la roba, le tralascio le conseguenze di una stupidaggine di questo genere. Uno va in consolato, va là e gli dice, ah, sei quanti figli ha quello lì? 4 figli, e fa 4 persone in Italia. Sulla base, e nessuno è in grado di controllare se in Senegal effettivamente quello lì, magari con 2 famiglie, 3 famiglie, sono anche poligami come noto,
delle robe fuori di testa, francamente. Quindi se incassiamo dagli immigrati 3 miliardi all'anno su molti salari di circa 26 miliardi, e il rapporto presentato al Ministero degli Esteri parla di un contributo a valore aggiunto di 130 miliardi. Cioè 26 miliardi, 26 miliardi di salari, di molti salari, come fanno, che riguardano il 90% degli occupati, perché l'incidenza del lavoro autonomo degli immigrati è l'8-9%, come fanno 26 miliardi a generare un valore aggiunto di 130, punto di domanda. Difatti 130 sono il dato della Banca d'Italia fatto sugli italiani, le persone che in Italia sono nate all'estero. Cerchiamo di dire, io mi sono speso per dare voce agli immigrati e di dimostrare questa politica dissennata sta provocando disastri negli immigrati regolarmente residenti. E vi darò una lettura. Allora, adesso passo all'approccio e alle proposte. L'approccio è questo. Intanto, le migrazioni sono diventate un fatto complicato. E che noi leggiamo come le migrazioni sud verso nord, cioè paesi poveri che vanno paesi ricchi. Niente di più sbagliato. Nei fenomeni migratori descritti dall'OCSE, la prima migrazione, il primo flusso migratorio importante è quello collegato alla formazione del mercato del lavoro internazionale, cioè alle persone che all'interno del processo di globalizzazione partecipano in chiave di mi muovo per formazione, per fare esperienze di lavoro, seguo le imprese, ok? Sono nell'ambito della libera circolazione, l'Europa. In Europa c'è un mercato di libera circolazione che ha fatto diventare questa componente dell'immigrazione dalla quota mondiale la prima. Secondo l'OCSE di 2 anni fa, in un rapporto a cui avevo partecipato, questa è la prima fonte dell'immigrazione. Che non è il nostro, è quella che genericamente si declina come nord-nord, cioè all'interno dei processi dei paesi sviluppati, comprendendo i paesi sviluppati ovviamente anche paesi tipo India, Cina, che nel contempo sono apportatori anche di fenomeni di persone che spostano nella logica vado, cerco di stare meglio perché qui sono povero e li lasciano lì. La seconda componente è la migrazione sud-sud, cioè quella che per effetto di problematiche di varia natura, povertà, si lavora di più nel paese, anche i confini nel sud-sud sono mica quelli dei paesi occidentali, cioè quando in Ruanda se c'erano le guerre interne si spostavano decine di milioni di persone nel giro di mesi. Dove andavano? Nei paesi limitrofi. Dei grandi movimenti si spostano nei paesi limitrofi, quelli legati alla povertà o alle condizioni di ricerca di rifugio, da siccità. La terza componente è la sud-nord, quella che più naturalmente discutiamo, cioè le persone che vengono in Italia, vanno in Europa, vanno nei paesi sviluppati, in Messico che vanno i messicani che vanno a fare i lavoratori domestici e nei servizi in America. Questa componente è una componente ancora rilevante, ma è la terza. E infine ci sono i profughi. I profughi sono quella componente del sud-sud e del sud-nord che fuggono per motivi di conflitto bellico, essenzialmente, o per gravi persecuzioni dimostrabili secondo lo schema del diritto internazionale, e che sono una delle componenti del sud-sud e del sud-nord. Qual è questa componente dei profughi? Quelli che possono pagare. Non sono i più disperati, attenzione,
non sono la massa dei disperati, sono quelli che all'interno di questi hanno per una serie di ragioni, i parenti nel paese dove vogliono andare, dei risparmi, o che vogliono investire semplicemente su un figlio che non ha opportunità, e ci spendono sopra dei soldi per mandarli in altri paesi. Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati in Italia è solo così. Cioè, i bambini poverini che scappano da un cavolo sono egiziani, marocchini, albanesi, non c'è niente. Ci ha fatto sopra una legge su questa roba qui, su una boiata, a fronte di una mia legge, un mio monitoraggio fatto al Parlamento che dimostrava il contrario. Cioè, eravamo di fronte a degli investimenti fatti dalle famiglie verso minori di 17-18 anni, sedicenti minori, perché se uno si dichiara minore sei tu che devi dimostrare che non è vero in Italia, attenzione, che in Italia e poi si equiparano per legge ai bambini disagiati italiani, che per metterli nelle comunità a 100 euro al giorno bisogna avere una sentenza di un giudice. In Italia automaticamente vengono equiparati ai bambini disagiati italiani per prestazioni diverse di sanità, di intervento, e che a 18 anni gli si fa il progetto di inserimento. Risultato è che non arrivano i disperati, i bambini, i poverincoli, vengono quelli che le famiglie, tutte le indagini familiari certificano che in Egitto, in Albania, in questi paesi, sono le famiglie abbienti, in quella condizione, non le abbienti nostre, che investono su questo progetto. E voi capite che c'è qualcosa che non va. Cosa c'è? In questi flussi ogni paese se deve interrogare che cos'è lui. In tutti questi quattro flussi, che cos'è l'Italia in questi quattro flussi? Un grande paese di accoglienza. L'Italia non è un paese che non vuole accogliere gli stranieri. L'Italia è un paese che in 20 anni ha fatto le cifre che altri paesi facevano in 40 anni, cioè il 9%, quasi il 9% della popolazione residente, cioè 5 milioni attualmente ufficialmente carestri comunitari, 3,7 e 1,4 comunitari, in libera circolazione, attenzione, in libera circolazione, circa 1 milione naturalizzati. Ok? Quindi l'Italia ha fatto più di 6 milioni di popolazione, da quelli che nel frattempo hanno acquisito la cittadinanza, che non vengono mai citati, perché nell'immaginario collettivo l'Italia non dà cittadinanza. Mica vero. Negli ultimi 3 anni è il primo paese per rilascio di cittadinanza in Europa. L'Italia, di cui il 60% è minore, vengono rilasciati a minori, non che i minori devono aspettare 18 anni. 18 anni sono una subordinata del genitore che, avendo diritto, non vuole diventare cittadino italiano. Allora, quando diventa 18enne, automaticamente 18enne può diventare cittadino italiano. Ok? Se il genitore diventa cittadino italiano, okay, il figlio diventa automaticamente italiano. Viene, diciamo così, equiparato. Di fatto, nell'ultimo anno il 44% dell'ultimo rilascio, 207 mi pare, quelle rilasciate, il 42% è minore. Chiaro? Questa è una cosa. Quindi il problema è quando si dice i minori non hanno diritti equiparati, i minori stranieri in Italia hanno diritti assolutamente equiparati a quelli italiani. I diritti che non hanno i minori stranieri sono quelli che non hanno i minori italiani, cioè la libera circolazione, ovvero il diritto di voto non c'è per i minori in assoluto, non è che non c'è per i minori stranieri, tutto il resto è equiparato, con aspetti che per i minori non accompagnati sono superiori ai diritti degli italiani in termini comparati. Questo per dire, il sistema si sta accelerando, perché avendo noi un'immigrazione più recente,
la maturazione del diritto sta a dire, per questo che abbiamo, siamo primi in Europa, perché gli altri l'hanno fatto prima, ovviamente. Quindi il problema del fenomeno di afflusso dei minori, quel milione di minori, 800.000, che non sono già diventati, al netto della quota, che sono già diventati italiani, è un fenomeno che in 5 anni si esaurisce in termini di acquisizione della cittadinanza. Se lo vuoi accelerare, bastava dire che la famiglia, a posto di aspettare 10 anni il genitore, se aveva 2 figlie che aveva frequentato il ciclo scolastico, gli dava un punteggio che a posto di 10 anni lo faceva diventare 8, se si vuole fare una cosa così. Ma snaturare il principio che la famiglia è responsabile del processo di integrazione, teorizzato nel mondo cattolico, una stronzata di questo genere, ma come si fa? Peraltro, priva di qualsiasi analisi, il professor Blangiardo, che è il miglior demografo in Italia, cattolico, ha documentato alla gerarchia cattolica come mai era sbagliato questo tipo di approccio con lo Ius Soli, che era sconclusionato e avrebbe persino creato problemi agli stessi bambini. Perché metà dei paesi di origine, metà delle popolazioni d'Italia, ha paesi di origine che non riconoscono la doppia cittadinanza. E quindi creare un effetto Arlecchino facendo il bambino italiano e non il genitore, avrebbe persino posto il problema di perdere la cittadinanza del paese di origine al bambino e chiedere il visto per potersi andare. E quindi con effetti anche conclusionati dal punto di vista pratico, senza peraltro costituire dei benefici per i bambini, perché il bambino in quanto tale si definisce italiano, ma non ha dal punto di vista pratico un effetto benefico per i lungo soggiornanti. Quindi questa situazione, allora 5 milioni di persone, 2 milioni di questi, 2 milioni e 4 lavorano, di questi 2 milioni e 4 un milione circa, poco meno di 1 milione, sono neocomunitari che operano in regime di libera circolazione, che non sono soggetti a quote di ingresso. Questo, di questo problema non si parla, ma vi faccio presente che il principale mercato del lavoro dei rumeni è l'Italia. In Romania si discute di dove vai a lavorare nel proprio paese, ragionando se puoi andare a lavorare in Italia e non chiedendo il permesso, venendo a lavorare. Tanto vero, se avete visto, negli ultimi 5 anni tutto il lavoro stagionale degli stranieri è rumeno, è poco altro. Anche i furti? No, è rumeno, perché la libera circolazione dei stati, i redditi dei rumeni nell'agricoltura sono meno di 4.000 euro l'anno. Perché? Perché sono svantaggiati? No, perché sono svantaggiati dal fatto che possono venire a tornarsene a casa. Con 3 mesi di lavoro qua e il sostegno al reddito dei 50 unisti, 150 unisti, ci pagano un anno di reddito in Romania. Le 200 euro che gli dai, 250 euro del sostegno al reddito in agricoltura, vale il loro stipendio. Quindi con 3 mesi in Italia queste si vanno tranquillamente un anno di equivalente di reddito. È un problema di questo si può discutere? No, non è all'oggetto del giorno. La Inghilterra ci ha fatto un referendum sul tavolo, sulla vicenda dei neocomunitari che muovono così, ci ha fatto su un referendum, tanto adesso ha problemi anche di gestirlo, perfetto. Quindi in Italia non è argomento di discussione. Cosa succede durante la crisi? Vi do alcuni numeri, perché la tesi è giusta. Cioè, come si forma questo fenomeno dei 2 milioni e 4, leggi 5 milioni? Cioè, ognuno di quelli che lavora qua ha uno a carico, mediamente, per capirci. E i costi sociali sono quelli a carico, non è il lavoratore. Ok? Danno di più di quanto ricevono, non c'è mai il contributo del sistema sanitario. Solo il contributo del sistema sanitario sarebbe un costo di 11 miliardi. Derivante dalla presenza degli stranieri, capite? Cosa succede in questi anni? Noi
fermiamo questo fenomeno partendo dal 54% del tasso di occupazione degli italiani. Questi fenomeni si formano in altri paesi partendo dal 65%. Chiaro? È chiaro? Cioè partendo da un'occupazione che in Italia sarebbe equivalente a 2 milioni e mezzo di occupati in più italiani. Il perché? Il perché è il volismo del mercato del lavoro, cioè infatti gli immigrati si sono concentrati principalmente nel centro nord, soprattutto, nei settori che ad un certo punto hanno avuto carenza di ricambio del turnover. Quindi noi abbiamo 4 volte la moltiplicazione dell'occupazione negli anni 2000, che avviene essenzialmente concentrata in aree e settori e nelle basse qualifiche. Questo fenomeno prosegue durante la crisi. L'Italia durante la crisi è l'unico paese in cui crolla l'occupazione indigena e aumenta quella degli immigrati. I numeri, noi se guardiamo il 2007, che è il massimo, l'anno massimo di occupazione, 23 milioni e poco oltre, gli occupati del 2007 avevano 1 milione. Nonostante la ripresa dell'occupazione italiana negli ultimi anni, li confrontiamo agli ultimi dati Istat, c'è cioè 1 milione in più in meno di italiani, 1 milione in più di stranieri. Ok? Nel contempo il tasso di occupazione di stranieri crolla. Perché in secondo è aumentata l'occupazione di 900, quasi 1 milione di persone ed è crollato il tasso di occupazione? Sì! Perché nel frattempo il fenomeno della libera circolazione delle ricongiunzioni della seconda generazione, delle nascite, ha portato a una crescita della popolazione in Italia un po' più alta della crescita dell'occupazione. E la condizione per reggere l'occupazione è diventata più flessibilità e meno salari. Cioè il reddito medio degli immigrati crolla. La quota delle persone in Italia in condizioni di povertà assoluta negli stranieri è la doppia rispetto a quella degli italiani. Nelle comunità che hanno solo il maschio che lavora, immaginate quali, è 3 volte il tasso di povertà. Se adesso fanno i bandi sulla contrasto della povertà, entrano tutti gli stranieri perché non hanno patrimonio, quindi a parità di reddito gli italiani che hanno un patrimonio non entrano. Immaginate cosa capita nei prossimi mesi, e non li faranno il bando nei prossimi mesi, fidatevi, perché questa cosa chi conosce cosa sta succedendo lo sa. In questi interventi assistenziali entrano solo gli stranieri. Se fanno i bandi, questa è la campagna elettorale. Se fanno i bandi, cioè cominciano a fare le liste, questo è la non uno dei temi, è la campagna elettorale in Italia, ecco che dico attenzione a questo tipo di problema. Quindi cosa si forma nel frattempo a latere nel mercato del lavoro italiano? Raddoppiano i disoccupati. Adesso siamo al raddoppio della quota dei disoccupati del 2007. 1.500, 3.000, 1.500.000, 3 milioni. Chi sono questi disoccupati? Questi disoccupati sono calcolati secondo l'Eurostat, tanti occupati e inattivi, ma che sarebbero disponibili a cercare lavoro se ci fosse una probabilità di scoraggiati, li chiamano. 2.400.000 NEET, cioè ragazzi che non studiano e non lavorano. Quindi il tema si è in maniera virulenta spostata sulle giovani generazioni italiane, prevalentemente a bassa qualificazione, non alta qualificazione, prevalentemente a bassa qualificazione. Quindi diversamente dagli anni precedenti si è creata una bolla di offerta di lavoro disponibile a bassa qualificazione,
a cui concorre anche il fatto che non vanno gli anziani, hanno allungato l'età pensionabile, se un anziano perde lavoro deve già trovarsi quello che va per riuscire a raggiungere l'età di pensione a peso sociale a parte dell'otto adesso. Quindi noi siamo in una condizione in cui nei prossimi anni il problema dell'Italia è riassorbire almeno 2 milioni di persone per tornare allo stato di equilibrio precedente. Almeno 2 per tornare a uno stato di equilibrio precedente alla crisi di sostenibilità, con un problema di sostenibilità dell'immigrazione italiana, quella già residente. Questo è il tema di fondo. Se non si inquadra questo, tutte le politiche abbiamo bisogno. I lavori non lo fanno gli italiani, li devono fare questi qua. Cioè, se li fai il lavoro nero, ormai, cioè, guardate, ormai sono tutti i lavori borderline questi qua, a quelle condizioni. Noi lavoriamo a 23 milioni di occupati, tornati come nel 2007, con 1,5 miliardi di ore in meno. Quindi il livello di orario medio, soprattutto in queste fasce, si è abbassato ed è il motivo per cui c'è stata la perdita di reddito delle famiglie dei migranti. In queste condizioni l'Italia, per la prima volta nella sua storia, negli ultimi 3 anni, un flusso di domande di asilo di 230.000 domande negli ultimi 3 anni. Dal 90 a oggi le domande complessivamente sono state 600.000. Quindi poi abbiamo negli ultimi 3 anni quasi la metà, il 40% delle domande per la prima volta. Quali sono i numeri della vicenda post-Libia, per capirci? Che bisogna leggerla questa via per capire qual è il tema politico che abbiamo e poi andiamo alla fine. Quali sono i numeri? 600.000 sbarchi. Come? 600.000 sbarchi. Per arrivare a 230 di domande sono arrivati 600.000. In buona parte non identificati e rifluite dove? In Europa. Ok? Delle 230.000 domande fatte, il 60% è stato respinto, perché palesemente privo di requisiti di protezione internazionale. Delle approvate, solo il 5% ha avuto il riconoscimento di asilo. Le altre hanno avuto un provvedimento tutto italiano, sussidiario di umanitario, modello Sant'Egidio, che si dà per motivi vari, ivi compreso mi dichiaro omosessuale. No, non è uno scherzo questo qua, è uno dei filoni che gli avvocati d'ufficio pilotano per far approvare i permessi umanitari, perché sostenendo che nel loro paese gli omosessuali sono discriminati, possono essere lì. Per un musulmano non è una cosa facile da dichiarare. Però diciamo che anche questa componente che non è marginale nelle motivazioni di rilascio. Quindi cosa ci troviamo noi? È un flusso di carattere in gran parte prevalente di migranti economici, cioè la rottura della Libia ha riaperto le vecchie tratte, con l'aggiunta che quelli in Libia che trafficavano, trafficano anche su questo, cioè fanno i soldi, le tribù fanno i soldi. Minniti ha fatto una roba semplice, te pago io e te li tieni lì. Questa è la verità dell'operazione Minniti, non è che ha fatto grande, cioè, poi gli altri nella sinistra ti ammazzano, questa è la situazione. Che è stata gonfiata da politiche sbagliate, cioè quella di andare in acque internazionali a fare la politica di raccolta per portarla in Italia. In acque internazionali si fanno operazioni internazionali, non italiane. Infatti la contestazione europea, noi abbiamo una lettura un po' partita, io andavo in tavoli europei, quindi so cosa ci contestate. Portatemi ai migranti economici, li andate a prendere. E lì guinzaglia non identificate, sono in giro per l'Europa e dite che l'Europa non vi dà una mano. Questa è la lettura nei tavoli europei. La lettura dell'Italia è: sono profughi, disperati,
ci hanno lasciato soli, l'Europa ci abbandona e vanno accolti a prescindere. Queste sono le due letture che finiscono con Nite. I uomini menite erano come il comitato, erano quelli che sostenevano Nite, cioè che bisognava cambiare politica e fare una procedura di... Si teorizzava, non era possibile identificarli. Nel contempo si smantella l'operazione della protezione civile. La precedente ondata del Nord Africa venne gestita, io ero vicecommissario di Gabriele, con la protezione civile. In 6 mesi l'accoglienza venne smantellata. Vengono accolti e smantellati, tutti identificati, i tunisini li fatti rientrare, gradualmente, e montata tutto l'impianto. La nuova gestione smantella la protezione civile e affida alle amministrazioni, alle conferenze, alle regioni e ai comuni, tutto quel modello di popò di operazione di smistamento di immigrati senza requisiti, okay, che sono transitati tutti i 600.000 nei centri, salvo non sapere dove sono andati. Voi immaginate la rendicontazione dei centri, chi la fa? I gestori. Secondo voi, quando sono in grado qualcuno di controllare se erano presenti o no questi due transitati? No. Il giorno che si terranno le file di queste cose, ve lo dice chi ha contestato a Roma e ha tagliato 6 miliardi a Roma, 6 milioni di euro a Roma per i minori. La vicenda dell'ospedale nasce dopo. C'è una mia relazione alla Corte dei Conti sul perché erano stati tagliati, ma il comune aveva pagato questi va, non ha preso riba, ha il buco nel bilancio. Ma pensate che il problema fosse solo a Roma? Il centro di smistamento verso il nord Europa era dentro il centro di Mineo. Il centro di smistamento dei migranti verso l'Europa era dentro il centro di Mineo, l'ha detto la polizia di frontiera, non è che l'ho detto io, l'hanno intercettato con i telefonini. Questi qua. Bastava registrare le presenze e le uscite, si sarebbe registrato prima, no? Quindi si capisce cosa è stato costruito intorno a questa operazione. Che adesso il problema, l'Italia è il problema di gestire in fase di rientro. Allora, cosa bisogna fare? Chiudo. La parte propositiva. Primo, è finito un ciclo dell'immigrazione italiana. Noi abbiamo due problemi. Uno, nella prima fascia del mercato, cioè nella formazione del mercato del lavoro internazionale, i nostri ragazzi devono partecipare. Punto. Non sono fughe di cervello, sono la condizione per creare una classe dirigente per il futuro. Le classi dirigenti per il futuro si costruiscono nel mercato del lavoro internazionale, in tutti gli ambiti, ivi compresa la pubblica amministrazione. Ok? Quindi non possiamo fraintendere il tema di quanti ragazzi vanno all'estero, che ci vanno male e per necessità in Italia, col tema dell'immigrazione di vecchia natura. Quindi il problema che abbiamo noi è di governarlo bene questo fenomeno, creando opportunità, cioè mobilitando sul piano diplomatico in condizioni di reciprocità con gli altri paesi, la capacità di dare ai nostri ragazzi opportunità, alle nostre imprese che hanno bisogno di personale qualificato e abbiamo bisogno di imprenditori nuovi, soprattutto, che gli sta crollando il tasso di nuove imprese pilotate da giovani, per fare la classe dirigente del futuro. Quindi questo è un ambito di accordi e di iniziative internazionali che va sostenuto in ambito europeo e in ambito nazionale, attraverso una generazione nuova di accordi. È una generazione, è una modalità nuova, va affrontata in maniera realistica.